Tornare a Urbino è sempre un piacere, Urbino è bellissima e c'è una comunità di ricercatori in Ateneo con cui ho continuato a collaborare anche dopo 20 anni di insegnamento a Urbino. Questa volta sono tornato non da solo ma con 500 altri colleghi, la metà dei soci totali della Società Italiana di Economia che si sono avventurati nonostante le difficoltà logistiche e meteorologiche fino a Urbino. Abbiamo 540 paper che vengono presentati e discussi su tutti i temi che vanno dalla teoria economica alle questioni di policy, alle sfide, e speriamo che gli studenti di Urbino e la comunità locale sia interessata ad aprirsi alle idee che stanno venendo e al dibattito che sarà molto vivace. In questo contesto macroeconomico di austerità, in questa stagnazione lunga, in questa situazione internazionale incerta, in questo orizzonte di austerità, scivoliamo sempre più verso un ristagno e un declino che diventa veramente pericoloso sia sul piano politico che sul piano economico e sociale. Il rischio che dobbiamo affrontare e dobbiamo documentare nelle nostre ricerche è appunto di avere un'Italia che è sempre maggiormente in declino produttivo, con un'industria più fragile che si perde e viene lasciata indietro dagli sviluppi tecnologici che vengono in particolare dall'Asia e dalla Cina, una divari territoriali sempre più forti, e su questo la questione dell'autonomia differenziata è molto problematica perché rischia di spezzettare il sistema delle politiche pubbliche in modo drammatico, specie nella sanità. E poi abbiamo lavoro e salari che sono stati caratterizzati da una gravissima strutturale precarizzazione del lavoro, e dall'altra parte in termini di salario abbiamo i salari reali che sono diminuiti del 10% in 10 anni, mentre in Germania sono aumentati del 10%, e quindi abbiamo un processo di impoverimento che riguarda un po' tutti, ce n'è. Prendiamo conto nelle difficoltà della vita quotidiana di moltissimi di noi, un aumento delle diseguaglianze, e quindi c'è un problema di recupero di un modello di organizzazione della politica, della distribuzione del reddito, che sia più equo, più giusto e meno diseguale. Ci sono due tipi di imprese piccole: quelle che hanno capitali, tecnologie, conoscenze e mercati e che funzionano perché hanno una produttività elevata e sono in grado di interagire in un sistema strutturato, e poi ci sono imprese marginali che invece hanno bassissima produttività e di fatto sopravvivono in termini economici soprattutto perché pagano salari bassissimi. In Italia ci sono milioni di imprese che non hanno neanche un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato. Quello è un pezzo di economia marginale che è una palla al piede del resto del sistema economico, abbassa la produttività, abbassa il dinamismo. Abbiamo bisogno di imprese che sappiano investire, non giocare con la finanza, ma investire nelle loro capacità produttive, nelle competenze dei loro lavoratori e soprattutto che escano dalla dimensione micro. Non si può pensare nel 2024 di funzionare in un'economia mondiale partendo da un gruppetto di poche persone che hanno conoscenze limitate. È importante aggregarsi, avere reti e strutture produttive più solide, soprattutto integrate dentro filiere produttive importanti in cui l'elemento centrale è la capacità di imparare. Se le imprese non continuano a imparare, ad accumulare conoscenza, a fare innovazione, a utilizzare in modo intelligente le opportunità del digitale, dell'intelligenza artificiale e soprattutto adattarsi alla transizione ecologica, che è la nuova sfida che abbiamo di fronte, è chiaro che il futuro è quello di un declino e di una, come dire, marginalità sempre più grave. È chiaro che quella non è una strategia di sviluppo che il nostro paese può permettersi. Fino adesso le imprese hanno adottato sistemi tecnologici digitali, il cloud, vari software, varie capacità, senza riuscire però a innovare in modo strutturale dentro molte di queste cose. Infatti l'Italia è molto indietro rispetto ad altri paesi europei dal punto di vista proprio della capacità di essere presenti in settori dei servizi avanzati, qualificati. Non abbiamo una grande impresa informatica, non abbiamo una grande impresa elettronica, non abbiamo una grande impresa di consulenza aziendale, e siamo un territorio in cui veniamo invasi dall'hardware cinese, dal software americano e dalle piattaforme. Sulle piattaforme è tutta l'Europa che
è in ritardo, abbiamo una concentrazione di potere enorme in Google, Microsoft, Amazon e così via, che ha come contraltare soltanto in Cina la presenza di piattaforme sostanzialmente simili. Quindi siamo schiacciati tra una capacità degli Stati Uniti di innovare radicalmente in questo ambito, ChatGPT è l'ultima di queste enormi innovazioni che viene buttata improvvisamente sul mercato e stravolge i comportamenti di tutti quanti, e dall'altra parte ci sono i cinesi che hanno per dimensioni, per capacità tecnologiche, una capacità analoga. Ecco, l'Europa non ha trovato una strada sua che sia coerente con la sua storia, con la sua competenza, con le sue capacità, e l'Europa ne ha di capacità, di competenza, di storia, di cultura, di architettura, come Urbino ci ricorda a tutti i momenti, e quindi dobbiamo riuscire a trovare una chiave in cui le potenzialità delle tecnologie si sposano con i contenuti, le relazioni sociali e i valori etici che abbiamo. Il contesto di austerità che abbiamo descritto prima costringe i governi a tagliare. Purtroppo il governo italiano taglia in primo luogo l'università e la ricerca pubblica, che sono invece un polmone, che creano le competenze dei giovani. In Italia è uno dei paesi europei con il più basso livello di laureati nella forza lavoro. Su questo la Società Italiana di Economia ha promosso un documento che è stato firmato da 80 società scientifiche italiane, dai fisici ai matematici, ai biologi, ai medici, e questo documento è pubblicato sul sito Scienza in Rete, e lì c'è una richiesta al governo di rovesciare questa strada, perché questa è una strada che impoverisce non solo le università ma tutto il paese, non mette a disposizione del paese le competenze dei giovani e soprattutto indebolisce una ricerca che in Italia, tutto sommato, nell'ambito pubblico ha migliorato molto la propria posizione a livello internazionale. Quindi un elemento di forza del nostro paese viene affossato. In Italia ci sono stati in 10 anni 15.000 ricercatori che sono emigrati all'estero. L'Italia è il paese che esporta di più laureati, è diventato un paese di emigrazione. Parliamo tanto dell'immigrazione dei disperati che fuggono dalle aree di conflitto nel sud del mondo, e invece noi siamo il paese che fa emigrare i suoi cervelli migliori perché non è in grado di offrire lavori e salari dignitosi. Ecco, questo è un nodo centrale, e la politica dell'università è fondamentale per tenere insieme un sistema che formi le persone e poi le avvii a traiettorie di lavoro che siano coerenti. È possibile che le cose vadano peggio prima che vadano meglio, quindi, perché le difficoltà sono vengono fuori da molti aspetti diversi, internazionali, i conflitti, l'austerità, eccetera. E però è importante che noi teniamo le posizioni, cioè il fatto che l'università pubblica, l'università di Urbino, continui a fare il proprio lavoro, a svolgere un ruolo importante nell'insieme della società. L'idea che è possibile tenere fermi i valori in cui crediamo, l'idea di superare le disuguaglianze, di offrire opportunità ai giovani, di essere coerenti con le necessità di fare i conti con la transizione digitale, con la transizione ecologica, mantenendo una, come dire, la storia e le caratteristiche che abbiamo nella nostra società. Ecco, questa è un po' la scommessa che abbiamo, di un'economia che sia coerente con i valori della Costituzione, che sia coerente con le esigenze del nostro paese, con le prospettive dei giovani.